la sua fama è nata nella forma pittorica, in realtà, no, la tua. È la capacità di vedere l'opera dando i versi, giusto maestro? Però ora, visto che ci sei, ora spieghi tu che cosa di importante hai illuminato in tutto il mondo. Grazie, grazie Silvia, grazie a te. E innanzitutto davvero gratitudine per questo invito, perché come ha ricordato Silvia, io sono qui di passaggio. Abbiamo inaugurato il 20 di dicembre il nuovo Museo Sant'Egidio a Taranto e con un anno di lavoro è sotto un vero gioiello che diventa centro di aggregazione per l'intera città, partendo da non da tanti fondi, ma dallo spirito di squadra e coalizione e spirito davvero unitario per convergenza su valori assoluti e sulla voglia di rinascita di un intero territorio. Bene, ritornando a Gravina, devo correggerti, perché non è vero che io non so di Gravina. Io fino all'età di 18 anni ho passato più tutte le stagioni, i periodi più belli della mia vita sono qui a Gravina. Mia mamma Giovanna Goffredo di Gravina, ora riposa in pace al cimitero di Gravina, mia nonna Leonora Parrulli abitava in Corso Garibaldi 73 e io ricordo tutto, ho impresso nel mio cuore questo paese più di ogni altra cosa. Conosco le persone, i personaggi, negli anni ho conosciuto Cesare Ponte, chi non ha conosciuto un ruolo, il carattere del gravinese, generoso. Quando ero bambino mi regalò un dolore d'argento che io ancora adesso conservo. E adesso vi dico due parole sul fronte del sismo, che cos'è questa cosa? Molto semplice, è una valorizzazione della vita, della esistenza rispetto all'apparenza. Intorno a questo concetto proprio tutto il movimento che si è diffuso. Oggi, guardate, in questi giorni, giornate di sole, sono meravigliose. Avete alzato tutti gli occhi al cielo, vedete le stelle? No, ma sono sempre là. Se noi ci parliamo, vediamo il nostro cuore interno invisibile? No, ma è l'essenza del nostro essere. Quanto è importante per la vita, che è il centro di tutto, quanto è importante per i sentimenti, per tutto. Ecco, il fronte del sismo è semplicemente questo. E quindi queste opere sono dipinte da ambulanti anche sottoposto alla tela della legno, in modo che anche quando il dipinto è girato, voi comunque non vedete come la maggior parte dell'energia e dell'esistenza. Se noi qui prendiamo il microscopio c'è vita, non la vediamo sopra, non ne parliamo neanche. Cosa vuol dire questo discorso? Valorizzare nella vita anche il valore fondante dell'umiltà e che anche il presidente di una nazione è come pulisco l'atmosferico che sta girando nell'atmosfera. E quindi prima di darsi importanze quando siamo carichi e incarichi, cominciamo a considerare cosa siamo in questo momento rispetto all'universo infinito e cominciamo a parlare con tutti, rispettando tutti. La gentilezza non costa nulla, un sorriso non costa nulla. Ti devo dire anche una cosa, quello che ho visto a Gravina purtroppo mancare è una coesione per bellezza a servizio del bene comune. Questo era il titolo dell'evento adottato dai frati minori che a Taranto hanno fatto quello che vi ho detto. Questo spirito di squadra purtroppo non c'è. Non è una questione di mancanza di fondi, è una questione di remare tutti per un obiettivo comune. Io sono convinto che Gravina ha bellezze straordinarie, perché quando ho posto i miei delle foto risponde il mondo, dal Giappone, la Corea, gli Stati Uniti, a parti più incredibili, alla Siria, addirittura all'Iran, ma noi non ci rendiamo conto che siamo seduti sull'oro e a volte ci facciamo del male da soli, perché critichiamo, magari perché c'è un piccolo invidia nella presentazione di un libro, di una cosa. Non è questo, dobbiamo andare tutti oltre, superare queste divisioni, perché se noi non riusciamo a fare questo, il paese è fermo e chi perde? I giovani, chi perde? La collettività. Quindi se noi riusciremo a fare questo, potremo fare grandissime cose e sono convinto che col tempo riusciremo anche ad andare oltre Matera. Non è un eccesso di enfasi, perché Gravina bellezze uniche al mondo è già molto buono. Allora, io sono qui per dirvi benvenuti a quello che vedete lì,
presentato sul quadro Madonna delle Grazie, rimarrà qui come patrimonio di questa collettività. E Don Lorenzo mi ha detto che lo terrà in massima considerazione. C'è un'altra mia opera in episcopo, ce l'ha l'arcivescovo Ricciuti. L'arcivescovo Ricciuti vorrei ringraziarlo personalmente per l'affetto col quale mi ha sempre accolto ed è stato tra i primi a firmare il manifesto del forte progressismo, che vedete lì, messo per terra, nel punto più basso e più umile di questa cattedrale. E con una frase tra l'altro bellissima, ma è uno dei 500 che hanno firmato quel documento che gira il mondo dal Giappone fino ad altri paesi del mondo. Bene, il dipinto invece che vedete lì sopra, domani entrerà, si aggiungerà i 12 dipinti che sono in permanente nel nuovo museo Sant'Egidio di Taranto, tra capolavori di scuola caravaggesca e dipinti di pittori come Luca Giordano, Fracazzano, che sono di casa, al Louvre, al Prado, all'Ermitage. Allora ve l'ho portato qui perché dietro quel dipinto che vedete in facciata con rappresentazione del territorio di Murgia c'è un mare. Cosa vuol dire questo? L'unione dei territori, questa meravigliosa Puglia, per aumentare i servizi, remare insieme, far sì che questa regione, che è un gioiello, possa dare lavoro, produttività, sviluppo ai giovani. Questo è il messaggio che vi voglio dare, con gli auguri davvero di un capodanno e di un nuovo anno che vada in questa direzione. Una buona notizia, io sono venuto qui anche nel 2017, sì, che ho fatto una conferenza internazionale con il Federalismo Arte e Welfare, con 18 contributi di speaker da più parti del mondo, ma personaggi di fama davvero straordinaria. Bene, io vorrei che partisse finalmente il Museo Civico e Fermo. Parliamoci piano, io non ho appena sulla lingua perché non ho nulla da non so. Ve lo devo dire, perché non riuscite, non considerate che questo è un valore assoluto per la collettività? Mettetevi d'accordo, facciamolo partire questo Museo Civico. È rimasta la scatola vuota. Museo Pomarici, bene, finalmente ieri sera il presidente Mario Burdi mi ha detto: dal 2019 ti assicuriamo che a gennaio partono i lavori per la nuova pinacoteca e quindi entro gennaio veniamo. Ecco, questa è la bella notizia con la quale vi vorrei salutare e fare gli auguri. Speriamo che sia nel 2019, però comunque confido in quello che mi è stato riferito, quindi questa è la bella notizia. E con questo io vedo qui che c'è l'amministrazione presente, quindi per me non è un discorso, non sono fuori dalla politica, anni luce. Per me quello che conta è il bene di questo paese, il bene della collettività, perché come gravinese che ha fatto il suo percorso e che ama la vita, vorrei che questi giovani trovassero qui sviluppo, occupazione per avere un futuro e non fossero costretti ad andare prima all'estero, poi farsi riconoscere e tornare in questo paese. Questo è l'augurio con il quale io saluto. E quindi ci rivedremo sicuramente per questo quando ritorna in quel di Milano, anzi in quel di Milano, nel frattempo siamo diventati amici. Maestro la muraglia, sì.